Buongiorno, buongiorno a tutti. Abbiamo Giovanni Chiaramonte perché intanto come sta? Devo dire che grande motto, luce dietro, infinito davanti, mi ha permesso di superare il momento buio perché la luce che ogni mattina sbucava da Oriente mi ha indicato la via per uscire dal buio della malattia e avere sempre davanti l'orizzonte della vita come spazio, come possibilità. Questo tema della luce e dell'orizzonte sono le dimensioni che mi fanno star bene, perché il bene dell'uomo è appunto la coscienza di stare dentro un orizzonte, che è lì e ti devi muovere giorno dopo giorno. E quindi luce dietro, infinito davanti è proprio il motto che permette a ognuno di vivere la propria vita. Questo è quello che ti sta comunque facendo scrivere, nascere tante poesie, cioè haiku. Sì, sicuramente questa esperienza straordinaria appunto dell'inverno in cui, colpito dalla malattia, è sceso anche un buio dentro il mio cuore, dentro la mia mente. Ecco lì, questa misteriosa apertura dell'haiku, che è frutto della grande tradizione del monachesimo buddista, che concentra tutto in una misura, 5 sillabe, 7 sillabe, 5 sillabe. La misura nella consapevolezza che il mondo ha una misura e che la via del reale è farsi comprendere da questa misura. È la cosa più difficile. Chiede l'abbandono della logica, ma non nel senso di metterla da parte, ma nel senso di trascenderla. E quindi l'haiku che ha sostituito in questi mesi fare fotografia. L'haiku, come la fotografia, si sviluppa istantaneamente, è un'apertura del cuore, della mente, a partire da un paesaggio, da una situazione che solo quelle parole possono rivelare, come nella fotografia. Solo quegli oggetti messi nella fotografia, con quella densità, con quella tonalità, con quell'inquadratura. Questo rapporto tra misura, quindi esperienza del finito che è l'uomo, e l'infinito che è il senso dell'umano, il senso della parola. Ecco, l'haiku è straordinario perché, come la fotografia, necessita della misura. Per fare una buona fotografia, il diaframma deve essere regolato in relazione al tempo, in relazione alla messa a fuoco, in relazione alla profondità di campo. La stampa la facciamo con macchine che lavorano tutte con misure scientifiche, con misure, misure. Ma ciò che fa è la ragione della fotografia, come dell'haiku, come quindi della parola, è oltre. Ed è questa esperienza della misura che contiene ciò che non è misurabile, il finito che si apre all'infinito, appunto il segno sull'obiettivo della macchina fotografica. Questa è la grande esperienza di questo tempo, insomma, difficile, e che spero si possa aprire con la primavera e con l'estate a poter tornare a fotografare. Quindi tu vedi densità dei colori nelle parole. Assolutamente. Una parola è fatta da consonanti, vocali, da una sua lunghezza, quindi ci sono degli haiku che iniziano con una parola sola, altri che necessitano di 4 parole brevi. E proprio questa esperienza della densità e della tonalità, cioè una densità greve che può alleggerirsi fino a diventare trasparente, molte vocali, una parola sola, invece una tonalità densa, greve, più parole, molte consonanti, insomma, il colore va davvero coltivato e considerato come una forma simbolica.
purtroppo non sì, è necessario studiare, leggersi il libro di Goethe, certamente il libro di Itten, che condensa tutta l'esperienza del Bauhaus, di pittori come Kandinsky, Klee, è necessario. Ma poi ogni fotografo, come un artista, ha i suoi colori, ha le sue densità. Bella la mia vita nella giovinezza trascorsa confrontandomi per 20 anni con l'amico Ghirri, stampavamo insieme da Arrigo Ghì a Modena, questo confrontarci costantemente con le nostre tonalità. Io all'inizio del mio lavoro a colori avevo dei toni molto densi, la tavolozza aveva un colore dominante, il rosso, il bianco, la trasparenza era sconosciuta, proprio avevo necessità di una grande corporeità. Luigi sin dall'inizio aveva e voleva trasmettere, aveva questa esperienza padana e voleva trasmettere attraverso la sua fotografia l'apertura data dalla pianura, l'apertura data dalla nebbia, l'apertura data dal sentire le cose negli interni, le cose come amicizia, gli oggetti come volti amici. Ecco, quindi Luigi sin dall'inizio ha avuto queste densità leggere, appunto queste grandi trasparenze, una tavolozza giocata sul bianco, sull'azzurro, sul verde, fino alle ultime che conosciamo, quelle della grande nevicata, della grande nebbia, questo biancore. Ecco, io ho sviluppato una tavolozza diversa dove appunto la presenza del rosso e del marrone compatto, ecco, sono evoluto verso un giallo, perché appunto nel mio grande lavoro su Milano ho sentito proprio necessità di rendere visibile la presenza della luce e dopo mesi e mesi di stampe con Mario Govino, che nel frattempo era diventato il mio stampatore, grazie all'Agfa che dava le carte a gratis da testare. Ecco, sono arrivato a porre negli anni, appunto attorno al 2000, per una decina d'anni, che questa tonalità che si rifletteva nella tonalità del giallo, della luce, dell'oro, della dimensione, del calore che non viene mai meno. E quindi questa grande attenzione, quante volte ho ragionato anche su Joel Meyerowitz, che è stato uno dei grandi maestri del colore, anche lui ha cominciato a lavorare negli anni 70, ecco, vorrei proprio qui ricordare la svolta che lui fece fare anche al cinema. Joel è il primo che, lavorando al tramonto in riva all'oceano, riesce a mettere insieme il blu profondo, il rosso acceso, il giallo del sole che se ne va, e nello stesso tempo, nella luce dei lampioni, nella luce delle case, delle automobili o delle cabine telefoniche, il verde del neon. Fino allora nel cinema e nella fotografia il verde del neon era considerato un errore, cioè io quando facevo le foto, insomma, i clienti volevano, anche se avevano i neon, i neon dovevano dare una luce bianca e quindi c'era un termocolorimetro e filtri colore per poter dare una luce bianca pura. Mamma mia, Meyerowitz è il primo che comprende che la luce al neon, nel suo declinare sul verde, può essere un segno, ecco, dell'inquietudine, della dimensione artificiale in cui ci muoviamo. E quindi subito Wim Wenders, chiamando e studiando il percorso dei fotografi lui contemporanei, comincia anche lui per primo nei film a utilizzare le luci miste, lasciando le tali. Ma tutto questo è dentro, appunto, caro Ryuichi, la dimensione dell'espressione. Noi fotografi, come i registi, usiamo delle macchine, usiamo gli strumenti della scienza, della tecnica. Dobbiamo declinare questi strumenti scientifici per fini umani. L'umanità sarà sempre espressione di un sentimento.
unico, irripetibile. E quindi la fotografia, a colori, ci chiede sempre uno studio, un'applicazione, ci chiede sempre una novità. Le foto che ho fatte, le ultime, la scorsa estate, sulla riva del Baltico, hanno dei nuovi colori, nuovi sentimenti, nuove esperienze. Lo studio approfondito dei quadri di Friedrich mi hanno aperto al verde, ancora l'ombra, l'ombra nel verde, nello stesso tempo l'orizzonte del Baltico. E tutta un'avventura da giocare, e spero quest'estate di poter tornare con le mie macchine doppio quadrato sulle rive del Baltico, sui luoghi di Friedrich, per scoprire quello che di me ancora non so, i sentimenti che provo ma a cui non riesco a dare ancora un nome e che puoi solo rendere in una breve poesia haiku o in una piccola o grande fotografia. Tu che sei nato, cresciuto in Sicilia, Sicilia c'è due evi in più di luce rispetto a Milano. Sono? Cioè è più luminoso. E questa è la grande... È bella Sicilia anche per quello, non credi? Difatti sicuramente, nei miei primi anni questa densità sì. che avevo era sicuramente dovuta alla forza del colore del riverbero che è la luce di Sicilia, anche nell'inverno. Eh sì. Perché addirittura nell'inverno mediterraneo il sole più vicino alla terra e basso sull'orizzonte è straordinario, tutto acquista una consistenza, appunto una corporeità, sì. una fisicità. Ecco, sicuramente anche appunto nel percorso del mio abitare a Milano, poi del mio cominciare lunghe permanenze a Berlino, sicuramente il passaggio che avvenne proprio lavorando sulla città di Milano è avvenuto perché Milano ha un suo colore. Io ero tutto fiero quando con Mario siamo arrivati a queste prime stampe dove eravamo riusciti ad avere questa tonalità aurea e che quindi poi abbiamo trasmesso tutto il lavoro. E poi a un certo momento io in studio ho tutti i campionari del colore e mi viene in mente, posando l'occhio sul campionario colore dell'Axonobel, che il giallo è caratteristica della città di Milano a tal punto che l'Axonobel e altri colorifici hanno il giallo Milano. Perché? Perché una centocinquantina d'anni gli edifici pubblici a Milano erano tutti dipinti di giallo, le scuole, il teatro La Scala, che da bianco, che fu nell'atto fondativo, quando passò agli austriaci, venne dipinto di giallo e tutti gli edifici pubblici di Milano erano gialli, ma di un giallo particolare che inconsciamente o consciamente, ho ritrovato faticosamente nel mio lavoro su Milano. E questo per dire che ci sono delle dimensioni oggettive. Credo davvero che quello che dice Jung e la Gestalt sul fatto che ci sono proprio dei fondamenti ontologici, cioè scritti nel corpo, nella fisicità, nella fisiologia della percezione umana relativa alle forme e ai colori. E quindi l'avventura della mia fotografia è un'avventura di un fotografo che non ha voluto imporre un colore, un'inquadratura al mondo, ma ho cercato sempre di declinare il mio essere in quella parte del mondo, in quella parte di tempo.
E quindi quelle che possono essere definite adesso delle, come dire, periodi, in realtà sono dovuti proprio al fatto che i luoghi hanno luci diverse. C'è un impercettibile ma assolutamente certa forza. La luce ha un nome. Cito ancora l'amico Joel quando, lavorando sulla Toscana, lui scrive con la moglie: siamo stati in tutte le parti del mondo, ma qui la luce è diversa. Qui la luce ci chiama per nome. Talmente Joel si è sentito chiamato per nome dalla luce della Toscana che ci abita. Ha lasciato New York, la sua bellissima casa su Central Park, per stare in una piccola casa di campagna in Toscana. Ma perché la luce lì gli consola il cuore. Io onestamente ancora, ecco, la Toscana ci ho sempre lavorato poco perché rimane un grande mistero per me. Io sono d'origine siciliana, ho vissuto a Milano, Venezia è stata la città di riferimento della mia cultura visiva e quindi ammiro Joel perché a me la luce della Toscana non mi ha mai chiamato per nome, non mi sono mai sentito chiamare Giovanni, lui sì, a me ha chiamato per nome appunto Milano, ha chiamato per nome Berlino, il Baltico. Sento da tempo, in memoria da almeno 20 anni, insomma, il fatto che vorrei chiudere, insomma, un po' la mia attività andando sul Monte Kobe in Giappone, dove ci sono dei monaci che conobbi una 30ina d'anni fa, e perché so, da quel che ho capito dalla cultura giapponese, insomma, dei suoi artisti, che i colori lì hanno un'altra significazione. Sicuramente ci riguarda, ma lì i colori si aprono a esperienze interiori diverse dalle nostre. La grande forza della fotografia è l'essere uno strumento universale, perché davvero ci può permettere di dialogare, di incontrare nel fare l'immagine l'altro. E quindi questa è la grande avventura che sto ancora vivendo e spero di vivere ancora nei prossimi anni. Per concludere, per cambiare un po' la luce, ti posso fare una domanda. Che tipo di bambino eri quando in Sicilia, a Gela? Diciamo, 6 anni. 6 anni? Quando avevi 6 anni, una 30ina d'anni fa. Ero veramente tosto, onestamente. In che senso? Nel senso che non riuscivo a stare in casa, quindi come peraltro a scuola, io nei primi 2 anni della scuola elementare ero diventato un problema per la mia famiglia e per la scuola, perché cioè, il maestro si era trovato a dover chiudere a chiave la porta della classe, perché appena lui si girava cominciava a scrivere sulla lavagna, l'alunno Chiaramonte Giovanni Antonio pigliava la porta e andava. Dove? Fuori, cioè cercavo di uscire fuori dalla scuola perché non riuscivo a stare in classe, mi sentivo recluso, sentivo la vita. E quindi per rompere le colonne greche. Quindi a Gela, grazie a Dio e ai miei genitori, allora Gela era un paese davvero civilissimo, tenevano ancora le case aperte, c'era proprio un mondo totalmente diverso da quello odierno, quindi si fidavano, perché effettivamente i bambini erano pieni, riempivano le strade, come si può vedere peraltro dal mio libro Ultima Sicilia, fatto negli anni 70, dove ancora bambini erano i re della strada, quindi sicuramente giocavo, credo che di essere stato il bambino di via Cesare Raghi 3 che ha giocato di più in quel cortile, più ancora di Tano D'Amico, che abitava nel mio stesso cortile. Era un bambino che giocava, che si inventava se era a Milano i combattimenti dei partigiani con i nazisti, che se arrivavi in Sicilia appunto la campagna, io ho fatto tutta la campagna del Pacifico dei Marines giocando sulla sabbia della mia terra in riva al mare, quindi
sterminato lucertole, ogni genere di qualsiasi essere si muovesse, pazzesco insomma. Quindi il gioco è stato sicuramente la chiave di volta poi successiva della mia creatività, perché quando tu giochi dentro lo spazio che ti è dato e quindi la tua fantasia fa diventare quell'angolo un angolo di Berlino, quella spiaggia un'isola del Pacifico, quella casa il luogo dei cowboy, no? Tant'è vero, sappiamo come il western all'italiana ha lavorato in Spagna perché era un paesaggio alla fine analogo a quello siciliano. Sicuramente io nasco fotografo in quei giochi da bambino, cioè nella capacità proprio di figurarmi io dentro dei luoghi che erano diversi da quello in cui ero davvero, e quindi questa capacità di vedere in quello che c'era qualcosa di oltre, un rapporto fondamentale con l'infanzia. E questo, da quel che ho capito, tanti grandi fotografi l'hanno avuto, quelli con cui ho avuto il dono di poter parlare a lungo, sicuramente Cartes, sicuramente Luigi Ghirri, l'infanzia come il luogo in cui per la prima volta la tua memoria, che è piatta, comincia ad assumere profondità, perché ti rimangono impresse delle immagini, e quindi laddove prima c'era un piatto, la memoria comincia ad avere delle stanze, no? Perché immagine, un'immagine dopo l'altra, quello che era la dimensione piatta diventa una grande caverna dove ci sono le immagini della tua vita, no? Quindi sono delle stanze enormi, no? E quindi questo l'ho capito, devo dire, nella mia infanzia. E quindi poi ecco, aver potuto nell'infanzia avere vari luoghi, la Sicilia, cioè Milano, Gela, Padova, Venezia, e quindi avere questi diversi luoghi e quindi dovermi adattare, ecco, quindi quello che ho imparato abbastanza presto era che, almeno per quanto era dato come destino, non c'è una patria a cui tornare, ma che per quanto mi riguardava il mio destino era abitare il mondo, cioè dover stare, sentirmi a casa a Venezia, a Padova, a Berlino, a Gela. E quindi questo grande tema dell'arte, della fotografia, che sento moltissimo, che è quello di far diventare attraverso la fotografia il mondo, gli uomini un po' più uniti. Io penso che la fotografia abbia tuttora un compito fondamentale per far sì che gli umani si possano conoscere in maniera pacifica. Ecco, il gioco è dentro l'arte ed è dentro il grande tema dell'infanzia, cioè del tornare bambini nel senso di dimenticare la dimensione del male, del far male, ma del gioco. Ecco, quindi questo grande tema che certamente c'è in ogni grande fotografo. Grazie. Volevo... Cioè, il libro delle Polaroid che tu non hai probabilmente. Oh, Madonna. Questa è... Guardate questa foto, questo colore. Ecco, questo colore... con Mario, riuscire a dare questo leggero giallo che si tinge di, leggermente di rosso, e dare questa tonalità al mare, il celeste, vedete proprio questa, dal celeste al cinereo, al cinerino, la grandezza della stampa digitale. Puoi far tutto, ma con un tempo senza fine, devi proprio stare a ragionare, sentire, equilibrare, finché appunto tutte le tonalità dei sentimenti che avevi in quel momento, e trovando anche nella traccia che è il negativo, l'interpretazione è negativo, perché negativo è una traccia che è scientifica, dove rispetto allo spettro dell'ora in cui è stata scattata la fotografia, è stata impressa, e che quindi chiede di essere riportata alla luce con un destino. E quindi basterebbe un punto in meno di giallo, cambierebbe tutto, ma un punto è una roba infinitesimale. Eppure questa è la via della fotografia. Oggi abbiamo degli strumenti straordinari per cui, per esempio nei libri, io nei miei ultimi libri sono davvero fiero, perché grazie anche alla professionalità delle tipografie italiane, posso dire una cosa, che quando ho stampato Ultima Sicilia,
ho scambiato la mia stampa originale per il foglio di stampa, proprio perché erano talmente simili, e questo perché appunto la digitalizzazione, ove tu appunto ti metti d'accordo con la tipografia e hai la stessa misura del bianco nero dei colori ai tuoi monitor, si riesce davvero a poter controllare il colore e quindi farlo diventare davvero espressione dell'artista. Quindi stampa digitale quasi fa miracolo, nel senso ti sta aiutando parecchio per perché, arrivare a proprio perché finalmente dosare. Perché appunto sempre le carte analogiche avevano avuto dei grandi limiti, diciamo nei mezzi toni, nelle mezze luci, soprattutto se usavi delle carte che avevano nitidità e contrasto di un certo livello. Per anni io vedevo nei cieli, soprattutto i cieli grigi, leggeri controluci sul negativo, le nuvole, e questo grigiore luminoso del cielo, e letteralmente era impossibile farlo, e solo con la stampa digitale è possibile oggi proprio tirar fuori dal negativo tutta la ricchezza che il negativo riesce a imprigionare. Quindi è chiaro che se ancora oggi i fotografi della Düsseldorf Schule e la maggior parte dei fotografi che fanno il percorso artistico utilizzano il negativo, la ragione c'è, certo. Perché tuttora sulle alte luci sfido chiunque a fare una parete bianca in una casa siciliana con una consistenza materica senza il doppio scatto, perché io ci ho provato più volte e professionalmente sono dovuto arrendere, pur avendo la Canon ultimo modello. Se vuoi il cielo minimamente che sia diurno e la materia del muro bianco su cui batti il sole, devi fare il doppio scatto, non ce n'è, perché sulle alte luci tuttora, e io vedo anche quelli che hanno il phase one, lavorano tutti col doppio triplo scatto, non ce n'è. E quindi io dico, col negativo faccio uno scatto ed esce fuori la densità che voglio, quindi non ci sono vie tecnologiche magiche, ma appunto la tecnologia, se tuttora Hollywood lavora col negativo, e viva Dio, c'è una ragione, non è che i grandi registi continuano a lavorare come Christopher Nolan con 70 mm, come Adam Kirk, ma perché la scala cromatica è talmente difficile da rappresentare quando sei autore, che bisogna lasciarsi aperte tutte le vie, quindi conoscere tutte le vie. Quindi la grande professionalità è proprio quella di sapere cos'è un negativo, cos'è una scansione, cos'è un file raw, e da lì lavorare. Ma pensate che questo ragazzino, cioè, scappava dalla scuola e adesso è diventato grandissimo professore e dice ai ragazzi: ragazzi, dovete studiare, perché dietro ad una stampa c'è un'enorme quantità, una montagna di studio, giusto? Giustissimo. Ma chi ti ha radicalizzato poi, scusa? Ma quando che ti ha radicalizzato, che ti ha fatto cambiare, che devi studiare? O ti sei accorto da solo? Mi sono accorto da solo perché c'erano delle domande a cui i professori non riuscivano a rispondere. Devo dire che quella che davvero mi convinse della ragione dello studio fu la mia insegnante di storia dell'arte. Questa docente, che poi ebbe anche mio amico, tanno d'amico, perché abbiamo fatto lo stesso liceo nella stessa sezione, Maria Luisa Gengaro, io ero il più basso della classe, appunto, famiglia colta, ero sempre convinto, insomma, di essere l'arte, poi l'arte greca, insomma, io in Sicilia giocavo alle mura greche di Gela con i miei cugini, quindi c'era un mondo che avevo la presunzione di conoscere, lì c'era il mondo greco. Prima domanda, prima lezione di storia dell'arte, era la porta di Micene, e la Maria Luisa Gengaro, professoressa, erede da grandi studi di Carlo Ludovico Ragghianti, e quindi tutta la scuola di storia dell'arte, Berenson, Panofsky, Warburg, mi chiese: mi giustifichi quello che vede? E io non riuscii a vedere che la porta dei leoni era quadrata.
Sì, la vedevo quadrata, ma non l'avevo messa in connessione con Euclide, con Pitagora. E quindi la professoressa ci disse, vedete, il mondo, le città, è un grande alfabeto. Sono poemi le città, romanzi, i paesaggi. Io vi insegnerò a leggere l'alfabeto dell'architettura, l'alfabeto del paesaggio, quale ce l'ha dalla pittura. Insomma, in 3 anni ci ha davvero fatto comprendere il percorso della rappresentazione occidentale, che parte sempre dall'atto di descrivere, cioè stare fermo davanti alla realtà e in un istante cogliere, comprendere la ragione e il senso di ogni forma come appare, dimensioni, colore, luminosità, perché questo l'artista poi mette in scena nella sua rappresentazione. Cavoli! e quindi lei che ci spiegava, ma voi avete visto mai il dolce color d'Oriente al zaffiro? E lei ci portò a vedere i mosaici a Ravenna e lì abbiamo compreso cos'era il blu, la trasparenza del blu. Ma io senza quelle lezioni non potrei riuscire a fare questo celeste, perché non riuscirei a spiegarmelo e a spiegarlo a Govino, perché in certe ore del giorno non ce n'è con le pellicole. Porca miseria, il blu arriva a carrettate, diventa una roba pazzesca, praticamente come le foto di quello lì, come si chiama, Steve McCurry, cioè impraticabile. Io quando le vedo, scusatemi, infatti l'hanno preso in castagna, cioè si sono resi conto che aveva dei problemi nella elaborazione digitale delle sue immagini, no? Ecco, bisogna avere molto più tempo di quello che si dà a Steve McCurry, bisogna davvero nel colore misurare con la ragione e col cuore. Grazie.